Ci sono in questo momento, 23 ottobre ancora, l'atto di pirateria, il sequestro è avvenuto sabato 20 ottobre, ci sono ancora nelle carceri israeliane 12 attivisti e non sappiamo bene perché li tengono ancora. Qualcuno alla spada è rientrato, però alcuni sono ancora nelle mani degli israeliani. E siamo molto preoccupati perché gli attivisti man mano rilasciati che rientrano a casa raccontano di violenza comunque subita, raccontano di interrogatori molto pesanti. C'è l'attivista spagnola Laura Rau che racconta di essere stata tenuta per ore da sola in una stanza con di interrogatorio, sotto interrogatorio, una stanza buia con una grossa bandiera israeliana. Dice: io queste cose le ho viste solamente nei film finora, quindi era molto toccata, anche se era comunque molto lucida e molto intenta, intenzionata come tutti gli altri a continuare. Noi andremo avanti. Palestina e per denunciare il comportamento inaccettabile di Israele che continua ad attaccare navi di volontari disarmati, inermi, con violenza e con aggressività, cosa che non può essere accettata. I volontari sono stati messi in prigione. Io sono Marco Ramazzotti, degli Ebrei contro l'occupazione, e sono uscito da questo viaggio con le stelle. Per quello che riguarda l'attacco, secondo me è straordinariamente ridicolo venire a prendere una nave con 30 persone, molti vecchi, con le barbe bianche, con 4 navi da guerra, di cui una porta elicotteri, un grande elicottero antisommergibile, 8 motoscafi e centinaia di uomini. Cioè, questo qua è una manifestazione di bellicosità ridicola. Non si può pensare di fare politica in questo modo. Israele è una minaccia alla pace nel Mediterraneo, è una minaccia agli interessi italiani, è una minaccia agli interessi del mondo arabo, è una minaccia agli interessi degli ebrei, perché provoca antisemitismo in quantità mostruosa. Quindi il problema non è una battaglia di principio contro Israele. Noi dobbiamo capire che se non c'è una soluzione al problema palestinese a Gaza non ci sarà pace. Israele deve convincersi che deve cooperare, collaborare ad una soluzione al problema palestinese che sia accettata pienamente dal mondo palestinese, senza di che non ci sarà mai pace e tutti pagheremo, tutti. Hamid Massoumi Nejad, Piazza Montecitorio, a Roma.